Buongiorno signorina Rottermeier, come andiamo? Tutto bene? Sì, tutto bene. Si è visto qualcuno oggi? Non è passato nessuno ancora? Va bene. Speriamo che i pazienti siano pazienti e che non ci facciano perdere la pazienza. Bene. Veramente. Sì. Giornatina oggi perfetta, Sperì. Ha già sistemato tutto l'ambulatorio? Tutto a posto? Bene, bene. Qualche bel fiore che mi ha portato anche. Ma con te che allegria. Sì, qua. Un attimino che prendo il computer. Sì. Bene. Tutto a posto. Telefono? Ah, il telefono ce l'ho qua. Sì, giusto. Ecco qua, così se chiamano almeno. Io sistemo due cosette e poi aspettiamo che arrivino i primi pazienti. Va bene. Anche se spero che non arrivi nessuno, però non si sa mai qua. Se ho permesso! Neanche finito di dirlo! Tac. Permesso! Che non siedi nessuno! Se l'ho permesso! Avanti, su! Alla dita avanti, su, muoviti, dai! Su, vengo! Sperai che non ti parliamo su! Oh santo Dio, muoviti, se no ti voglio affidare il qualcuno! Oh santo Dio, vediamo le scuse che vanno da bottone! Ma allora, dal medico si vede per bisogno si viene. Se siete venuti qua per burlarvi di me, quella è la porta e ve ne tornate a casa, Che mi scusi, sono un po' di rispetto. Che mi perdoni, almeno, sa, ma si era venuti con questo birbante qua, perché il gas dell'affanno nel respiro. Fai sentire, dottore. La fanno. E anche un poco di sgrasagliamento. Sentela, dottore, sentela. Levategli il gilet, per favore. Che scusi, sa dottore, ma io sono una povera montanara, non ho mica capito, sa. Non so tabaiare il tagliato. Gillet, non gillet. Ma tu fate le barbe di mattina, gillet? Sì, ha fatto la barba, si è anche tagliato, ecco, vedi? No. Il gillet è questo. Il gillet. Comunque, l'avevo capito, gilet. Insomma, muoviti, a di farmi studio. Pantalone, insomma. L'avevo capito che non eravate molto afferrati con la lingua italiana. Comunque... vostro figlio è intelligente come lei? Oddio, non sa varia dirle. È un po' birbante quello sì, perché ha fatto due volte la seconda elementare. Due volte. Io sarei anche intelligente, sa? Ho fatto quattro volte la quinta. Una volta la prima elementare e dopo ho dovuto fermarmi perché... Vi siete ammalata forse? No. Sono sempre stata dura come un coreano. Allora. Ma ho dovuto sposarmi perché aspettavo questo margiocco qua. Comunque adesso tocco il gilet, lo metta sul lettino per favore, che diamo un'occhiata. Su, dai, la tua sintuce che ha la vita il dottore. Ponte sniamo. Muoviti che non si fa buona baita. Su, muoviti, ubbidisci al dottore. Dottore, lo metto sentato o distirato? Disteso, per favore, disteso. Oh, santo Dio, fai sentito. Muoviti, guarda, rivina, chiamiti, ti do un qua. Muoviti. Signorina Rottermeier, vedi di far mantenere la calma in questo ambulatorio. E dopo farò adesso, su, perché se no potrei andare tu muori, sa. Lo faccia distendere, per favore, che arrivo. Sì, ma tu si induce che la dita il dottore, ti stirà. Oh santo Dio, ti stirà. Santa volenta nostra, fammi rabbia. Faccio io, fermo. Grazie dottore. Si fa un birbantone di fine. Le spiego perché si fa ancora il birbante, così mette una mano qua, una qua e schiaccia. Su, ecco. Bene. Bravo. Su, che ti vuole. Adesso mi lascia un attimino visitare. Sì, dottore, sì, dottore. Fuori la lingua? Bella peppa, ma cos'ha lì dentro? Una caverna di germi. Apra ancora? No. Io direi anche una visita al dentista, anche qua c'è qualche caliente in giro. Va bene, ci penso io adesso. Sì, dottore. Adesso stai fermo che controlliamo le ghiandole. Le ghiandole, dottore. No, c'è leggermente... Il collo è un po' grossetto, devo dire, non so, forse... Vabbè, dai, non importa. Ah, ma le fermo che controlliamo. E per favore tossisca verso di là. Mi disse, dottore, mi disse. Un bel respiro. Bene, fermo. Fermo un attimino.
Per favore, ho detto fermo, trattini il respiro, dai, non muori, eh. Serve l'ora a lei? Allora mi lasci in pace, per favore. Sì, signore, te lo lascio, no? Bene, tirati su adesso, dai. Ce la fai? Eccoci qua. Fermo lì, fermo. Fai un bel respiro forte. Bravo, 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 ancora, 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 ancora un po'. Ancora un po'? Bene, bene, bene. Adesso, boh, fermo. Di 33, per favore. Di 33? No, devi dire 33 più adagio. 33 più adagio. No, 33 e basta. 33 che basta. Ma più che coreano, sto qua mi sembra un po' d'acciaio, duretto, eh? 33, basta, 30 e 3. 30 e 3. No, 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 io ci rinuncio perché insomma comunque ho già capito, lo tiri giù, lo tiri giù. Vieni giù, vieni giù, dai, dottore, dai. Farsi prendere avanti, in giro. Avanti, sentati là, avanti, su, passa il braccio, va ben là, di non farti male. Senti, ecco, bravo. Cosa allora, danno, dottore? In parole povere, perché voi non è che riuscite a... Ha un attacco al polmone, basta. Oh, un tacco in un polmone! Un dubbio di che è stato panica tre sere che ti ha tirato le ciccole te schede! Mi sta tirando le ciccole? Mi hai tirato una crosticina di naso, la classica pillola! Ti è dito di nuovo e mangi l'esso! No, mangiare, ecco dove sono le carte! Non si mangiano quelle cose! È crisi, dottore! Ma crisi, è crisi! Ma piuttosto un pezzo di pane duro, ma non le pillole di naso, insomma, fa turbolenza di pancia, dà la tosse, se poi parte anche da dietro siamo spacciati, qua dentro, Insomma, allora, quanti anni ha suo figlio? 12 anni, dottore. Come 12 anni? Sì, dottore. Fa la barba? È un armarone come suo padre, dottore. Io gliene davo come minimo un 10 in più, Sa l'aria buona di montagna, dottore. Sì. Bene, bene. È nato il 25 di Natale, sa? Di dicembre. È nato nella stalla, dottore. Mi pareva di essere Maria cotta la greppia. 4,5 kg di Gesù bambino. Va bene, va bene, va bene, non voglio scendere nei particolari. Allora, ascoltatemi bene. Sì, con dottore. Questa andate in farmacia. Sì, dottore. Scusate, vi daranno una bottiglietta. Ah, ma se per questo di bottigliette ne ho tante a casa, e bottiglioni di quello buono. No. Allora, sto qua, mangia le pirole, se comincia a bere vino anche se è spazzato, è già messo male così di su, insomma. Allora, avete capito, andate in farmacia, vi daranno una bottiglietta, capito? Prendo una bottiglietta e metto la farmacia. No, allora, vai in farmacia, le danno una bottiglietta, dentro la bottiglietta c'è una medicina, prenderà un cucchiaio e gliene darà un cucchiaio due volte al giorno. Sì, signor, prendo la farmacia con la bottiglietta, il cucchiaio e do la bottiglietta. No. Facciamo così. Sì, così. Vai in farmacia. Sì, signor. Chiede come fare e là le spiegheranno loro. Va bene, dottore, va bene. Ecco. Grazie, salo, dottore. Ah, no, anche un'altra cosa. Sì, dottore. Aspetti, anche un'altra cosa perché è essenziale, Sì, dottore. Ah. Dovrare che tu guarissi, scumo, dovrà toccare quanto avvenga a chiave. Spray nasale per le pirole, così non le tira più in giro. Va bene? E adesso andate, per favore. Chiave sul Gillette. Alla dite il dottore che chi si chiama Gillette. Anin, per favore. Dovrà toccare quanto arriva a chiave, così in cui capita. Signorina Rottamayer, si assicuri che se ne siano andati. Si sieda un attimino qua a consolarmi perché io, no, se me ne arriva un altro così veramente io non so cosa pensare, quasi rifaccio l'università e vado a fare il veterinario, almeno quelli non parlano, è una roba veramente vergognosa, no, non ce la faccio più, speriamo che adesso sia finita. Sì, bevo un goccio d'acqua per... A proposito... Il rappresentante, quello che doveva portarmi le medicine, i campioni di medicine contro... Io non lo hai veduto. Non è stato nessuno ancora. No. E allora? Forse è meglio che gli dia una telefonata, Sì, sì. Poi, sì. Ma dopo. Adesso devo finire di fare due ricette un attimino. Prometti. Sì, sono tutti uguali, insomma. È una cosa veramente... No, non è possibile. Va bene.
Pietro è a posto tutto, ha sistemato posto, tutto? La sì, cassetta. Un'altra pianta. Sì, e mi controlli la cassetta del pronto soccorso un attimino. Controlli un attimino se sono tutti gli attrezzi, perché non si sa mai. Che succeda anche. Sì, provi a aprire per favore. Mi fa vedere il misuratore di pressione, quello ultimo arrivato. Ecco. Sì, sì, quello lì, quello lì, quello lì. Le forbici? Le forbici, ben. Poi c'è anche quell'arancione per mettere gli aghi, per farle endovenose, quell'arancione. Eccolo lì. Ha dato una spolverata, una sistemata a posto. Ok, ok. E per tagliare le unghie quella seghetta là, giusto? Quelle lì va bene. Io ho pesci, cassetti tu. Sì, mascherine, guanti. Va bene. Ma buona sete, si non stia a far troppa. Allora, chi ha letto? Bon, va bene. Eccolo qua il rappresentante al telefono. Oh. Sì, ma io la stavo aspettando 10 minuti fa, sa? Si come può? Non può venire? Scusi un attimino che ho una paziente che studia. Avanti, prego. Si può? Prego, avanti. Chi è? Sono io. Ecco, dice che lei, cominciamo bene, dice come faccio a... Oh, signora, senso meno. Signorina, prego. Ah, signorina addirittura. Si sieda, cosa mi racconta? Prego. Oh, signor, oh, dottore, mi salvi, la prego. Oh, mi salvi, un tale dolore, ma dolore. Sono 4-5 giorni, dottore, che non ce la faccio più, dottore. Tanto di quel male, dottore. Sì. Ma dove vi sentite questo male? Qua, dottore, morirò, dottore! No, insomma, l'ho giusto visto un attimino, oh, così, dottore, non lo so. Sì. Mi spieghi meglio, dai, che cosa è successo, che cosa... Oh, dottore, ho fatto 5 giaculatorie nuove, un rosario, e ho persino fatto voto di castità, dottore! Voto di castità con la sua professione veramente è una merda, ma nulla posto! E con la concorrenza, ecco, dottore! Quindi, allora vediamo di rimetterla subito in sesto, così recupera anche gli arretrati, sì, ecco, dottore, dire, ecco. Diamo una controllatina, permesso, no, oh, stia seduta, non si sa mai! Vediamo la lingua? Ma tutti con la lingua marrone oggi qua, ma come avete mangiato? Morirò, dottore! No, ma non morirà, giusto la lingua un attimino così, se mi permetto, sì, scusi. Sapevo benissimo, ecco, si tratta di un attacco di appendicite acuta. Oh, dottore, morirò! No, non morirà, però bisogna intervenire subito, immediatamente. Adesso, dottore? Sì, adesso. Ma non mi sono neanche cambiata la canottiera, dottore! Ma non c'è nessun problema, non c'è problema, però le devo dire, è un intervento banale, però noi medici condotti non abbiamo questi strumenti all'avanguardia, però mi arrangerò. Basta che mi salvi, dottore. Sì, prego. Oh, si accomodi, venga di qua. Oh, ai. Piano. Oh, dottore. Un po' più indietro, grazie. Eccoci bene. Giù, piano. Adesso un attimino che diamo una controllatina. Sì, è operabile. È operabile. Via, dai. Che ci divertiamo adesso, no, ci divertiamo, facciamo un ottimo lavoro. Allora, sì, io si proprio. La rimetto a nuovo, diventerà una Ferrari. I passi per favore. Il cloroformio, no, i guanti dopo, il cloroformio e una salviettina, grazie. E questo, sa? Questo qua? E questa qua. Stia giù, lei non si preoccupi. Dottore, io direi. Dopo, sì. Non si preoccupi, adesso io le metterò questo sul naso. Conterò da 10 fino a 1 al contrario e lei si addormenterà in un sonno profondo. Va bene, dottore, grazie. Eccoci, respiri bene. 10, 9, 8, 7, mi sa che è andata, 6, vediamo. Poi è andata. 5, 4, bene, mi prenda il grembiule, quello che abbiamo usato per l'intervento ieri. Morirò, dottore! 3, 2, 1, facciamo così non vede in giro. Mi fa
passo il grembiule quello che ho utilizzato io. Anche se l'ha usato stamattina. Ma non l'hai lavato l'ultima volta? Ma tanto addormentata non si accorge di niente, lei. Dai, via. Guanti per favore. Sa qual è? No, stop. Bene. Dai, che se no si sveglia qua l'orso addormentato. No, mascherina, grazie. È dall'altra parte. Sì. Facciamo che faccio io. Ecco. Allora. Tenga due canne del cielo. Allora mettiamo un lenzuolino. No, aspetti. Ecco. Bene. E passi le forbici, grazie. Tanto con questa incidiamo leggermente, eh? Eccoci qua. Mi passi il divaricatore. Quello lì, il manico. Quello lì, benissimo. Non quella è scivolato, ma diamo due punti in più. Venga. Adesso un attimino, eccole qua! Signorina Rottermeier, per favore veda bene il gatto. Mi dia le forbici. Benissimo. Senti, ecco, vi dia un pezzo di questo che va sicuro. Via. Bene. Adesso li mettiamo dentro. È piccolina, però neanche chilometri, Metti il la peppa. Vediamo. Eccoci qua. Bene, ago e filo. Avevo detto di mettere a posto che non si. Eccoci qua. L'ha disinfettato questo? Oh, ma andiamo una cassetta. Sì. Mi dia le forbici di nuovo, va? Non questo. Ma sì, dai, vedi che. Vediamo sì, che sì. Mi serve da far spazio dentro. Ecco. Mi tamponi un attimino con sudore. Lei deve essere preparata per queste cose qua, signorina, eh? Bene, togliamo i guanti. Sì. Faccio io, ecco. Bene, adesso fra un attimo la svegliamo. Metta via questo ago qua. Mi si è annodato tutto dietro. Se no. Bombo, ma lasciamolo su così, non lo vede, no? Ecco, guarda. Ha fatto, se non si sveglia su. Via. Un attimino. Ecco. Ma sì, buttiamo lì tanto. Signora Gelsomina. Signorina Gelsomina. Prego. Si alzi piano. Tutto bene? Intervento riuscito perfettamente, non sentirà niente. Che bene. Ecco. Difatti mi sento più leggera, un po' legata, ma
insomma. Abbiamo dovuto togliere un pezzettino perché c'era un problemino all'esterno, ma non, niente di che, dai. Va bene, grazie. Prego, prego. Scenda piano, scenda piano. Sì, dottore. Bene. Ecco, provi a camminare. Oh, che piano, bene, dottore. Bene. Mi sento leggero. Tutto bene? Sì, dottore. La ringrazio, dottore. Mi ha anche pestato un piede, sai, mi ha dato un dolore. Mi scusi, sa, sono una signorina per bene, io. Sì, sì, vabbè, non importa, dai. Allora, l'intervento è riuscito perfettamente. Oh, se lo dice lei, dottore. Sì, sì, vedrà che andrà tutto bene, non avrà grazie, nessun dottore. Problema. La ringrazio. Grazie. Mi raccomando, adagio, con posso calma. Posso finalmente sciogliere il mio voto di castità? No. Per il voto di castità, almeno... Ma l'avevo lasciata qua. Ma verrà fuori quando meno le cerco, sicuro. Ha quelle cose come gli occhiali, dove sono gli occhiali e ce li hai addosso. Vabbè, dai, non importa. Oh, speriamo che sia finita qua per oggi, perché io non ce la faccio proprio più. Sono andate due, ma come dite che andate a scendere via le sì. Allora, uno... Si può? Ecco. Doveva essere una bella giornata invece? Si può, dottore! Signorina, signora Gelsomina, mi scusi! Signorina! Sì, avevo detto giusto, però qua oh, senta, dottore, appena sono uscita mi sono sentita come pungere! No, e allora, è impossibile perché l'intervento è riuscito perfettamente, eh? Se lo dice lei, dottore, ma no, dico io che mi fa male! Ho preso 18 all'esame di chirurgia, quindi dottore, sono veramente esperto. Ma cosa vuole che sia 18, dottore? Ma no, 18 l'ho ripetuto anche due volte, perché la prima ha avuto qualche problema con i punti di sutura, però dopo mi sono venuti subito bene. Dottore, dica. Ma io mi sento pungere, dottore. Come pungere? Sì, dottore, in due punti, dottore! Come dice, sì, dottore! Lei si sente pungere? In due punti, dottore! In due punti così? Sì, dottore! Ecco dove sono finite le forbici! No, dottore! Che quest'anno, come ogni anno ormai, ci hanno regalato questo bel momento, quindi sempre i soci per i soci nella Banca del Tempo. Complimenti ancora, un ultimo applauso. Vorrei chiamare adesso Girardi e la nostra presidente anche, è in un'altra veste stasera. Signorina Rottermeier si è trasformata. Signor sindaco, abbiamo qui il sindaco. Beh, io ho portato la fascia come prova che sono il sindaco, se no quello chissà cos'è, uno degli attori della compagnia. Invece questa... Impostore invece no, ecco, adesso sapete che è autentico, beh, io alla Presidente veramente faccio i complimenti e anche
al signor Guardotti faccio i complimenti per la banca del tempo, tutte le volte che mi spiegano come funziona. Tra l'altro, dov'è il vostro giovane socio? Paolo. È a Belluna Malata. Ah, beh, allora diciamo a lui, però comunque a lui comunque va un applauso, anche di auguri. Ma eravamo proprio nel Salone del Popolo, dove mi ha raccomandato e mi ha, diciamo, richiamato alla memoria l'impegno di questa sera, quindi se sono qui è anche perché lui mi ha, diciamo, in qualche modo ricordato, anche perché c'è comunque l'assessore Liguori qui con voi, che insomma poi dopo magari gli può dare qualche ragguaglio a lei che ha preso 18 in chirurgia, perché sì, lei vi assicuro che aveva preso 30 e lode, e anche devo dire come assessore. Oh, ma l'ho rimessa in piedi, però l'assessore anche come, appunto, 30 e lode merita anche come assessore. Però io penso che tutti voi meritate, questo ve lo dice uno che prima di essere stato sindaco ha fatto il rettore, tutti voi meritate 30 lode quanto a volontariato, sia come progetto generale, questo della Banca del Tempo, che è effettivamente meraviglioso, sia per quello che fate all'interno dei progetti anche del Comune per le persone, diciamo, più in difficoltà. Proprio, appunto, qualche giorno fa abbiamo fatto la presentazione del No alla Solitudine, e la vostra presenza, direi che all'interno di quel gruppo è molto molto importante, e proprio il significato credo si realizza perché non è, diciamo, quell'iniziativa No alla Solitudine, come del resto questa della vostra, della Banca del Tempo, sono iniziative di assoluta reciprocità, cioè non c'è la persona che in qualche modo è assolutamente diciamo così, prostrata e inattiva, e invece c'è la persona che si trova nel fiore delle proprie, diciamo, energie, e c'è una trasmissione da chi sta in alto a chi sta in basso. Ecco, non c'è questo, c'è la reciprocità assoluta, perché siamo tutti, per tanti aspetti, uguali nelle nostre, diciamo, diversità. Ognuno, chi ha determinati talenti in un settore, chi ha determinate competenze o abilità in altri settori, e chi in alcune, diciamo, non ce li ha e anche magari ha delle difficoltà. E allora proprio il fatto che voi riusciate a essere contemporaneamente coloro che donano e coloro che ricevono è qualche cosa io direi, è alla base della comunità, è il concetto stesso di comunità, dare e ricevere, dare con generosità senza avere mai, appunto, nessuna forma di arroganza, nessuna forma di superiorità, e ricevere senza nessun sentimento in qualche modo di umiliazione o anche timidezza nel ricevere. Ecco, questo dare, ricevere è difficile certe volte, come dare, no? Perché uno deve accettarlo con gioia, e anche dare certe volte è molto difficile, eppure voi ci riuscite. Quindi questo modello è così meraviglioso, anche qui, appunto, vi hanno dato il talento degli artisti, vi ha dato una serata di gioia, no? E poi non so che cosa voi, ciascuno di voi dona. E poi questi, abbiamo anche un concerto del musicista. Infatti, sì, ma lo conosco bene il vostro musicista, e l'ho apprezzato in tanti contesti, sì. Quindi per questo motivo ci tenevo a essere qui a dirvi che vi sono molto riconoscente come sindaco. Tra l'altro, io sto finendo, no, il mio mandato, a tutta più ancora qualche mese, per me il decimo Natale da sindaco, e insomma, una certa, diciamo,
Ma è vero che uno poi prende un po' di pratica su certe cose, questo sì, sì, però è anche vero che insomma è impegnativo e tutte le volte che incontro qualcuno sono sempre un pochino preoccupato, perché non, quel tipo, diciamo così, di attenzione nei confronti degli altri non viene mai meno, e quindi uno non è mai assolutamente sicuro di sé, un minimo di, diciamo così, di emozione lo dà sempre qualunque incontro. E buon 2018. Grazie. Chiamerei adesso per un saluto reciproco l'assessore, la dottoressa Mari. Ci fa sempre piacere averla con noi ogni anno. Tanto grazie e ti rivedo. Buonasera. Vieni da queste parti, stai con me. Perdonatemi, intanto un saluto affettuoso. Perdonatemi, non ho potuto essere prima con voi perché stavo facendo una. Abbiamo fatto un incontro per cercare di portare la pet therapy in hospice al Gervasutta. E quindi avevo piacere a dare con voi. Piacere a darvi questa informazione, la prima è che sapete che al Gervasutta abbiamo questa struttura, che è una struttura che accoglie come luogo di vita le persone che hanno una grave malattia e hanno bisogno della terapia del dolore, ma anche delle cure perché giungono al fine della loro vita. Questa struttura è nel Gervasutta, quindi è in un ospedale pubblico nostro. L'abbiamo accreditata, vuol dire che tante persone, compresi i volontari che lavorano nel Gervasutta, hanno cercato di lavorare insieme il meglio che possano, perché questa struttura sia stata pubblicamente riconosciuta come un elemento importante quando le cure a casa non possono essere fatte perché la situazione è molto difficile per la persona o il familiare. Con questo che si chiama accreditamento abbiamo evitato che questa struttura diventasse preda di interessi privati e che rimanesse invece un patrimonio della sanità pubblica per noi. Questo è importantissimo. E mi congedo dandovi gli auguri e dicendovi che se avete piacere il 19, martedì 19, dalle 5:30 della sera, in hospice al Gervasutta, si fanno gli auguri di Natale. Questi auguri di Natale come si fanno? Con gioia, con amore per la vita. Con amore per la vita. Sapete che stiamo cercando anche di aprire un percorso perché i nostri ammalati vogliono, qualcuno di loro, donare le corne, fare vedere con i propri occhi a persone che non possono farlo e lasciare un segno del loro amore per la vita. Gli auguri di Natale saranno fatti con gioia e anche con un momento in cui le persone canteranno insieme. Abbiamo il privilegio di avere i volontari, di avere una bravissima dottoressa di famiglia che è la Luisa Simoncini, che ha dato tanto ai nostri cittadini. Abbiamo un piacere di avere la Laura Ceccon, che è una giovane volontaria che aiuta le nostre persone facendo fare anche attività ai nostri ammalati, anche attività manuali. Ha fatto fare ad una signora, la signora Cosima, un bellissimo presepio
nella sua camera. E questa signora, facendo il presepio, ha avuto anche gusto di assaggiare qualcosa, di tornare ad assaggiare qualcosa, di gustare qualcosa. Cioè, guarda che cosa vuol dire avere una speranza, avere il desiderio di fare, ti fa tornare l'amore per la vita. E avrò l'onore di avervi, magari, anche per intonare un canto natalizio assieme. Quindi segnatevelo. Martedì, che è il giorno 19, dalle 5 della sera all'Hospice del Gervasutta. Vi aspetto. Nel discorso iniziale abbiamo ricordato l'attività che fa il progetto Tempo nel centro famiglia di Via Zilia, che è un momento importante, un momento di condivisione, le persone iniziano ad avvicinarsi, no? Certo. E quindi noi tutti e i soci ci impegneremo anche in questo. Grazie perché è il dare ad un quartiere il senso di appartenenza, di stare insieme. Anche scendendo dal palazzo con le ciabatte, non mettendosi eleganti perché magari non mi posso mettere, però scendere e stare insieme, quello che fate ogni giorno che siete lì nel centro della famiglia. Grazie ancora. Adesso lasciamo 2 minuti che c'è un cambio di palco, è una cosa tecnica.